Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Mike Bongiorno, 1924-2009, nato a New York il 26 maggio 1924. Mike Bongiorno è stato un celebre conduttore televisivo italiano. Icona della televisione, ha presentato programmi di successo come il Super Flash e La Ruota della Fortuna. È scomparso l'8 settembre 2009 a Monte Carlo. Fabrizio Frizzi, 1958-2018, nato a Roma il 5 febbraio 1958. Fabrizio Frizzi è stato un noto conduttore televisivo e attore italiano. Ha guidato programmi come L'Eredità e Scommettiamo che. È scomparso il 26 marzo 2018 a Roma. Maurizio Costanzo, 1938-2023, nato il 28 agosto 1938 a Roma. Maurizio Costanzo è stato un giornalista, conduttore televisivo e produttore italiano. Ha condotto il celebre Maurizio Costanzo Show e ha avuto una carriera di successo nei media italiani. Raimondo Vianello, 1922-2010, nato a Roma il 7 maggio 1922. Raimondo Vianello è stato un attore e conduttore televisivo italiano. Ha lavorato in coppia con la moglie Sandra Mondaini in programmi come quelli della Domenica. È scomparso il 15 aprile 2010 a Milano. Alberto Castagna, è nato a Busto Arsizio il 23 dicembre del 1945 e ricordato con affetto. Alberto Castagna è stato un noto conduttore televisivo italiano, celebre per programmi come Stranamore e La Ruota della Fortuna. È scomparso il 5 dicembre 2005 a Milano. Raffaella Carrà, 1943-2021, nata a Bologna il 18 giugno 1943. Raffaella Carrà è stata un'icona della televisione italiana, conduttrice di programmi come Canzonissima e Pronto, Raffaella. È scomparsa il 5 luglio 2021 a Roma. Piero Angela, 1928-2022, nato a Torino il 22 dicembre 1928. Piero Angela è stato uno stimato divulgatore scientifico e conduttore televisivo italiano. Ha presentato programmi come Quark e Super Quark e ha contribuito significativamente alla divulgazione scientifica in Italia. Gianfranco Funari, 1932-2008, nato il 3 febbraio 1932 a Napoli. Gianfranco Funari è stato un conduttore televisivo e attore italiano, conosciuto per il suo stile eccentrico. Ha presentato programmi come Telematch e Il Pranzo è Servito. È scomparso il 25 novembre 2008 a Roma. Gigi Sabani è stato un imitatore e conduttore televisivo di origini romane, nato nella capitale nel 1952 e morto nel 2007. Ha lavorato in programmi come Drive-In e Fuego. È scomparso il 3 aprile 2007 a Roma. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado Mantoni è stato uno dei pionieri della televisione italiana. Come autore ideò numerosi programmi per lui e per altri conduttori, come Domenica In per la Rai e Il Pranzo è Servito per Mediaset. Ma la sua creatura più riuscita fu la corrida. Morì a Roma l'8 giugno del 1999.